Viabilità, presentato il progetto per la variante di San Gimignano. Siena Firenze Day, la mobilitazione per la messa in sicurezza e l'ammodernamento dell'autopalio. Ambiente, a Siena fino al 22 gennaio la settimana dell'energia. E infine l'intervista con il presidente della provincia, Simone Bezzini. È stato presentato il nuovo progetto per la variante di San Gimignano che collegherà la strada provinciale 47 di Castel San Gimignano e la provinciale 69 di Cellole. Il progetto è stato portato avanti dalla provincia di Siena e dal comune di San Gimignano con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi. Nel 2007 abbiamo inaugurato il primo lotto, oggi si tratta di inaugurare il cantiere del secondo lotto, lavori che si prevede la fine entro il 2014, quindi vuol dire un completamento di un sistema ovviamente di variante all'abitato di San Gimignano che permetterà ovviamente un abbattimento di quello lì che è il carico del traffico su questa importante cittadina turistica, ovviamente il carico dell'inquinamento acustico e tutta una serie ovviamente di migliorie ovviamente che rispetto anche alla già costruzione del primo lotto, questo secondo lotto sicuramente completa. Le amministrazioni provinciali di Siena e Firenze hanno organizzato una mobilitazione per l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'autopalio. Abbiamo parlato del Siena Firenze Day con l'assessore alle infrastrutture Marco Macchietti. Questa mobilitazione sarà per il 12 di febbraio. Le motivazioni è per riaccendere i riflettori intorno a questa importante infrastruttura sulla quale c'era stato un impegno puntuale da parte del governo a ricercare le risorse necessarie per l'adeguamento e che a tutt'oggi sono state disattese, anzi l'unico provvedimento di una certa consistenza è stato quello di inserire questo tratto di strada fra Siena e Firenze, questo l'accordo, fra quelle infrastrutture ANAS che dal 1 maggio prossimo saranno soggette a pedaggiamento. Noi riteniamo questa una gabella in un'infrastruttura totalmente inadeguata, pericolosa per i cittadini che giornalmente la percorrono, in quanto fondo stradale inadeguato, larghezze delle carreggiate inadeguate, flussi di traffico che sono in continuo aumento. Al via la settimana dell'energia a Siena. Fino al 22 gennaio si svolgeranno workshop e incontri per parlare di energie rinnovabili e risparmio energetico. Tra gli argomenti che verranno trattati anche Siena Carbon Free 2015, l'ambizioso progetto che vuole portare il territorio senese ad essere la prima provincia d'Europa a zero emissioni di CO2. Di Siena Carbon Free 2015 abbiamo parlato con l'assessore all'ambiente Gabriele Berni. Questo rappresenta un po' la nostra bussola, ci parla di dati importanti del miglioramento di questo bilancio dal dato iniziale del 70% all'attuale 83% e quindi ci parla anche dell'efficacia delle nostre iniziative. Durante la settimana dell'energia vorremmo provare così a promuovere un confronto e un dibattito collettivo, quindi che riguarda tutti i soggetti che vivono il nostro territorio, a partire dai soggetti del tessuto economico come anche i singoli cittadini, perché il messaggio che in qualche modo sentiamo la necessità così di trasmettere è che questo obiettivo importante non rappresenta l'obiettivo solo dell'amministrazione provinciale, ma appunto di tutti coloro che vivono nel nostro territorio. Sapevate che la Polizia Provinciale ha dato inizio al progetto Poliziotto di Campagna? Il progetto vuole essere una specie di sportello avanzato della provincia per la tutela e la sicurezza del territorio extraurbano e dei suoi abitanti. Ai nostri microfoni il comandante della Polizia Provinciale, Marco Ceccanti. Sì, il Poliziotto di Campagna è una strutturazione di quello che la Polizia Provinciale in origine Guardie Venatori hanno sempre fatto, cioè il contatto nei centri extraurbani del nostro territorio con le famiglie, con gli imprenditori della zona. Con il Poliziotto di Campagna, questa nostra consuetudine storica, abbiamo voluto strutturarla e quindi il Poliziotto di Campagna prevede che le coppie della Polizia Provinciale munite di apposita cartellina si recano presso le strutture, le abitazioni, le attività imprenditoriali del territorio extraurbano e quindi in aperta campagna, nei boschi, nelle nostre belle zone e prendono contatto con la popolazione lasciando dei recapiti telefonici e mettendosi a disposizione per tutto quello che riguarda e concerne problematiche che possono essere affrontate dall'amministrazione provinciale.
Protagonista dell'intervista di questa settimana è il presidente dell'amministrazione provinciale Simone Bezzini. Siamo in compagnia del presidente della provincia Simone Bezzini. Presidente, le chiedo subito, l'anno appena trascorso è stato caratterizzato anche da molti tagli che ci sono stati da parte del governo centrale alle amministrazioni locali e comuni e province hanno protestato fortemente contro questi tagli. Ci sono stati degli effetti? Per ora purtroppo no, insomma, ahimè, nel senso che non... ad oggi non si vedano recuperi significativi di risorse, insomma c'è un tavolo aperto insomma, in questi giorni tra la regione e diciamo, il governo, io mi auguro che insomma, si riesca almeno per il trasporto pubblico locale a recuperare un po' di finanziamenti, perché se no noi rischiamo che nei prossimi mesi, nei prossimi tempi, insomma, questo servizio fondamentale per i cittadini venga messo seriamente in discussione. Quindi siamo di fronte a una manovra pesantissima, quella varata dal governo e dal Parlamento nell'estate scorsa, una manovra che mette in discussione le politiche pubbliche organizzate dai comuni, dalle province, dalle regioni, insomma, una manovra che avrà anche effetti controproducenti sull'economia. Per esempio, noi già sappiamo che con il 2011 taglieremo di alcuni milioni di euro le manutenzioni delle strade e delle scuole. Il che significa, da una parte, un problema per le strade e le scuole, che saranno di minore qualità, avendo meno interventi di manutenzione, dall'altra meno appalti per le imprese che lavorano nel settore, quindi anche ricadute negative diciamo, sul sistema economico, su quella parte delle imprese che lavora a stretto contatto con la pubblica amministrazione. Noi abbiamo denunciato più volte questa manovra perché ci appare sproporzionata, insomma, no? A differenza di quanto è avvenuto in altre parti d'Europa, qui due terzi del peso della manovra sta sugli enti locali e sulle regioni, quindi sui territori. Insomma, questo non ci sembra giusto, ci auguriamo che ci siano delle correzioni, perché sennò alla fine poi saranno i cittadini a pagare i prezzi più alti, diciamo, relativamente agli effetti di questa manovra finanziaria. Uno dei punti di governo del suo programma era la realizzazione del manifesto dell'attrattività per la provincia di Siena. A che punto siamo? Allora, intanto abbiamo fatto una prima sperimentazione che è in corso, che riguarda l'attrazione o il sostegno ad investimenti nel campo delle imprese che operano diciamo, in tecnologie legate alle energie rinnovabili. Anche qui sono arrivati 10 progetti, li stiamo valutando, insomma qui vedremo nelle prossime settimane se questi 10 progetti saranno progetti in grado diciamo, di diventare concreti, insomma, no? E quindi questa è una prima sperimentazione che abbiamo fatto proprio per collocare la provincia di Siena in uno dei settori più promettenti insomma, dal punto di vista dello sviluppo nei prossimi anni. Abbiamo di fatto definito un protocollo diciamo, che tende a omogeneizzare e rendere più semplici le procedure diciamo, dei SUAP, degli sportelli unici per l'impresa, un protocollo che coinvolge la provincia, i comuni, tante altre istituzioni e autorità pubbliche che si sono messe insieme per cercare di rendere un po' più semplice la vita delle aziende. Abbiamo definito un portale insomma, sul quale ogni imprenditore troverà la cosiddetta mappa dell'offerta localizzativa, cioè se uno vuol fare un investimento aprirà diciamo, internet e potrà andare a vedere dove sono i territori, gli appezzamenti di terreno diciamo, che possono essere disponibili per esempio per realizzare appunto, un nuovo stabilimento industriale. Ecco, questi sono degli esempi di una strategia per come dire, costruire questo manifesto dell'attrattività che in qualche modo sta cominciando a fare i primi passi concreti. Grazie.